Nel giorno della festa per i suoi gloriosi 90 anni, il Giulianova si regala con qualche sofferenza di troppo i tre punti nel match con la Vis Pesaro dinanzi ad oltre 1000 tifosi che hanno regalato un pomeriggio da brividi a Falso e compagni. Tanti in tribuna gli ex giallorossi dei tempi d'oro, oltre ai due storici presidenti Mastellarini e Quartiglia. In campo la spunta la squadra di Francesco Giorgini al cospetto di una buona Vis Pesaro. Dopo 21 secondi il gol partita di Gaetani servito da Mariani, bravo a mettere la palla alle spalle dell'incolpevole Osso. Dopo aver subito il colpo del gol a freddo la Vis Pesaro si scuote all'undicesimo con Zanigni, va vicino al pareggio così come accade al tredicesimo con Filippucci che fa correre un brivido alla difesa giallorossa. I biancorossi seppur in maniera disordinata spingono e al 28esimo su punizione di Granaiola in area mancano tutti il tocco di palla prima della deviazione sporca di Dominici che non crea problemi all'estremo giuliese. Sul rovesciamento di fronte Gianzante si ritrova al limite dell'area ospite, concludendo però in maniera non irresistibile. Al 44esimo c'è una punizione alta di Bugaro dai 25 metri, prima dell'ultima emozione della prima frazione di gioco che arriva al 47esimo con un tiro di poco fuori di Dominici. Nella ripresa al terzo su punizione di Mariani c'è un Mani pesarese in area marchigiana giudicato involontario da Del Toso. Al decimo Mariani, irresistibile sulla sua fascia di competenza, entra in area e mette al centro con la sfera che attraversa tutta l'area senza che nessun attaccante giallorosso riesca ad intervenire. Al 14esimo arriva però il secondo giallo per il difensore pesarese Fabbri che viene così espulso con la Vis che resta in 10 per l'ultima mezz'ora. Al 16esimo i giallorossi cercano subito di approfittare della superiorità numerica con Gianzante che si avvita incornando in maniera quasi perfetta con Osso e il palo che negano al giocatore il gol del 2-0. Al 17esimo Gaetani chiama ancora l'estremo pesarese alla parata in corner, mentre al 27esimo è ancora Gianzante di testa tutto solo in area ad incornare troppo centralmente prima di sbagliare ancora tu per tu con il portiere della Vis che salva imitato sull'azione seguente da Falso che respinge invece la conclusione ravvicinata di Bugaro. Il finale di gara vede poi alla mezz'ora il tiro di Rossi respinto con i pugni da Falso e il pericolo del 31esimo con un tiro a fil di palo di Martini. Poi festa giuliese per 90 anni, 90 anni portati davvero bene. Giorgini, quella di oggi non è una vittoria come tutte le altre, nel giorno dei 90 anni, della festa del Giulianova, insomma ci tenevate in maniera particolare a vincere? Sicuramente ci tenevamo tutti, dalla squadra, io personalmente, mi dispiaceva non dare una piccola soddisfazione ai tifosi. È normale, è un palcoscenico che merita sicuramente qualcosa in più. Peccato che purtroppo adesso ci troviamo in questa situazione. Io mi auguro, da giuliese parlo, che questo presidente gli possa dare una mano a qualcuno di Giulianova per portare avanti questo campionato, perché sto vedendo che sta facendo dei grossi sacrifici e io mi auguro che possa continuare. Oggi si è rivisto un Fadini da brividi. Il Fadini, la forza nostra è stata sempre il Fadini. Io ho fatto da calciatore, da allenatore, quando il Fadini era pieno, si diceva ribolliva veramente. Oggi si è rivisto veramente il Fadini, tifosi di una volta, e si è visto la curva, la dimostrazione, la curva oggi ti trasportava. Io penso che qualsiasi giocatore che scendeva in campo dava l'anima. Parlando della gara, insomma, un 1-0 anche sofferto, però avete avuto le occasioni per chiudere la gara, ma avete anche rischiato. No, abbiamo rischiato, sto dicendo, forse noi ci tenevamo molto a questa vittoria perché tre punti erano importanti. Dopo abbiamo subito un po' il gioco loro, ma forse anche perché non giocavamo con una certa tranquillità e poi oggi anche l'assenza di Nassi per noi è importante, è uno che ti fa salire la squadra, altrimenti diventa difficile. Bonvini, partiamo dalla fine, quel conciliabolo che c'è stato sotto il settore dei vostri tifosi con i giocatori, insomma la tifoseria non è rimasta molto contenta probabilmente della prova della squadra. È chiaro che quando si perde i tifosi hanno ragione a protestare, avevano fatto tanta strada per vedere la squadra, comunque ci sta a perdere, è stato fatto un errore al primo minuto, comunque la squadra non ha mai mollato, ha sempre cercato di riacciuffare il risultato, è stata in partita fino all'ultimo, le occasioni da gol le abbiamo create, non siamo stati concreti, non siamo stati molto precisi nel possesso palla, anche merito del Giulianova che comunque pressava con molta efficacia.